Buonasera cari telespettatori, benvenuti a questo nuovo appuntamento con la rubrica Pianeta Wisp. In questo appuntamento parleremo di ipotismo e ci concentreremo anche sul calcio, perché andando nello specifico a parlare del regolamento per quanto riguarda i campionati Wisp A11 e A7. Vi vado subito a presentare gli ospiti. Alla mia destra Graziano Morini, responsabile del calcio 11 del comitato provinciale WISP di Terni, buonasera. Buonasera. E accanto a lui c'è il presidente del comitato provinciale WISP di Terni, Giuliano Todisco. Buonasera. Allora, direi di iniziare dal presidente Giuliano Todisco. Allora, presidente, ci avviciniamo a San Valentino, al 14 febbraio, e non a caso, insomma, San Valentino per Terni, uno dei sinonimi che ricorrono è quello del podismo. Sì, senz'altro. Allora, domenica abbiamo una piccola maratonina che si svolge da parecchi anni, domenica prossima, e quest'altra domenica invece abbiamo la grande maratona, cioè i 42-195, praticamente la maratona classica che è organizzata dall'Amatori Podistica Terni, nostri affiliati. È una maratona naturalmente che è omologata a FIDAL perché altrimenti non potrebbe essere, perché per gli accordi FIDAL-WISP praticamente queste maratone vengono omologate solo FIDAL. E naturalmente questa maratona ha avuto nel tempo un'evoluzione veramente, veramente grande. Oramai l'anno scorso sono arrivati a circa 2.000 partecipanti, quest'anno si spera con gli amici dell'Amatori di arrivare a un numero maggiore. Naturalmente verranno anche podisti dall'estero, come è stato negli altri anni, e il percorso praticamente si parte alle 9.30. Il percorso si va su in Valnerina, si costeggia innanzitutto la Basilica di San Valentino, poi si va su in Valnerina fino a Ferentillo. E il percorso è bellissimo, naturalmente. La Valnerina sappiamo quello che è un tesoro dell'Umbria. E poi c'è il ritorno fino a Piazza della Repubblica. E praticamente la strada è chiusa, è completamente chiusa al traffico, e quindi i corridori podisti potranno viaggiare tranquillamente senza il pericolo del traffico e magari anche degli scarichi delle automobili. Quindi da questo punto di vista la cosa è bellissima. Noi pure alcuni nostri parteciperanno per la sicurezza lungo le strade dei podisti. Presidente, c'è un grande lavoro dietro a questa maratona di San Valentino, cioè uno degli eventi su cui voi puntate e che sicuramente vi viene impegnati già insomma da qualche giorno prima che ci sia questo evento. Beh, diciamo più che giorno prima, diciamo addirittura da quando finisce l'anno prima, la maratona che è finita l'anno scorso a febbraio, del 2017. È cominciato il lavorio per la pubblicizzazione, per cercare naturalmente anche gli sponsor, perché una manifestazione di questo tipo ha bisogno di un certo supporto finanziario. Quindi il lavorio è costante, gli amatori praticamente vanno anche in maratone estere per pubblicizzare la maratona, in maratone nazionali che oramai sono diventate tante e molto affollate, diciamo Roma, diciamo Torino, diciamo Firenze, diciamo Bologna. Ecco, questo è un grosso impegno, enorme direi. Poi la settimana prossima noi contiamo di portare anche il presidente o il vicepresidente dell'Amatori, e lui potrà praticamente darci ragguagli ancora maggiori su questa maratona.
Infatti, come ha detto il Presidente, sicuramente è un argomento questo che approfondiremo. E ora, sempre in tema di podismo, prego la regia di mandare in onda la clip che abbiamo preparato. Presidente, vedendo queste bellissime foto, Terni si può dire che tra gli sport principali c'è quello del podismo, anche perché ci sono delle bellezze come la cascata delle marmore che abbiamo visto, che sicuramente vengono viste dai podisti provenienti da tutta la penisola e che quindi sicuramente è un bello spettacolo. Sicuramente, questo diciamo è sport turismo, sicuramente per Terni. Molte sono le società che organizzano manifestazioni continuamente, noi ne facciamo addirittura 4 all'anno, altre società lo stesso fanno 3 o 4 manifestazioni, quindi attiriamo gente da, come dicevi tu, da tutta la penisola, e in questo caso per questa maratona anche dall'estero, come ho detto prima. E naturalmente godono quando abbiamo visto lì il passaggio alla cascata, godono di quella bella immagine sicuramente, e se la porteranno anche via presso, diciamo. Bene, chiusa questa parentesi con il podismo, chiederei alla regia di mandare in onda i risultati relativamente al calcio a 11. Facciamo una full immersion oggi sul calcio a 11 a 7, gli ultimi risultati del campionato a 11 della WISP, che sono Orte Irish Pub 3-0, Strettura Minici di Enzo 2-3, Acqua Sparta Soccer 0-4, Mirenda FC Lupetto Ferentillo Valnerina 2-2, AMR San Valentino Conca United e AET Genin Palestine Gramsci Papigno, che si stanno disputando in questo momento, per una classifica che vede in testa gli amici di Enzo con 28 punti, Soccer 25, AET 23, Gramsci 20, Acqua Sparta 18, Papigno 17, Ferentillo Valnerina 16, Genin Palestina 13, Miranda FC Lupetto e Conca United 10, AMR San Valentino 7, Strettura e Irish Pub 6, Orte 5, naturalmente AET Gramsci Papigno e Genin Palestina una partita a meno. Allora, coinvolgo Graziano Morini, allora, un commento innanzitutto sui risultati di questa giornata. Beh, è una giornata, anche se è la quindicesima, siamo un po' più avanti, però si vede una squadra che sembra sia prendendo il largo, ma è un campionato molto equilibrato, soprattutto sopra ci sono 4-5 squadre
che tutte e quattro o cinque possono vincere il campionato. Altri risultati importanti? Beh, diciamo che la prima vittoria dell'Orte spicca contro... Ah, la prima vittoria, sì, infatti, la prima vittoria dell'Orte, degli amici di Orte. Quindi saranno contenti? Sì, sono stati molto contenti, anche su Facebook hanno postato diverse cose. E poi gli amici di Enzo, che a fatica però insomma vincono con lo Strettura, quindi... Sì. La domanda che ti faccio è se ne abbiamo parlato ripetutamente altre volte, amici di Enzo, l'Unione di Marcia è veramente importante, una squadra che non ha perso mai e che ha superato le 10 vittorie consecutive, insomma, secondo te è la squadra da battere e faranno fatica le altre? Non lo so, io lo trovo equilibrato, ci sono 4 squadre, 4/5, che si possono giocare il campionato. Adesso è in testa amici di Enzo, non lo so. Anche se hanno un'ottima squadra, come ce l'ha la Gramsci, come ce l'ha la Soccer, come ce l'ha l'IT e qualche altra squadra, quindi è molto combattuto. Quest'anno col cambiamento del format penso che lo sia anche di più. Parliamo proprio di questo format, diciamo com'è il nuovo format di quest'anno per quanto riguarda il calcio a 11, ti lascio campo libero. Grazie. Quest'anno abbiamo cambiato per alcune esigenze. La prima che arriva in campionato, in questa regular season, si arriva con 6 punti di vantaggio sulla seconda o più, vince il campionato automaticamente. Se questo non succede, ci sono i playoff che vanno a coinvolgere 9 squadre in pratica. E questi playoff vanno in base alle posizioni, quindi la prima con la nona, e si giocano sul campo della miglior piazzata. Alla fine di questi playoff, intanto la prima che è arrivata in campionato si ferma. Si giocano queste partite, quella che arriva a fare l'ultima che rimane delle 8 si scontra con la vincente del campionato. Una cosa, quando si avrà questa finale, la prima classificata avrà dei vantaggi perché è arrivata prima, quindi ha fatto un campionato più per arrivare prima, una cosa del genere, e avrà il vantaggio di avere 2 risultati su 3, che vuol dire che se alla fine dei tempi regolamentari da noi i supplementari non ci sono, se vince o pareggia ha vinto il torneo, ha vinto la partita, quindi, capito? Quindi l'altra squadra che si classifica è obbligata a vincere, per mettere un po' di cosa, però okay. Ecco, la prima deve avere sempre un merito perché è arrivata prima. Ok, una domanda che ti faccio per quanto riguarda le finali invece, che le finali come sarà il format per quanto riguarda le finali invece, sempre relativamente al calcio 11? Avete allora stabilito? Questo dobbiamo stabilire il giorno per le partite a Liberati. Sì. E in pratica se finisce così che si giocano il campionato, se lo giocheranno a Liberati. Ok. Okay. Quindi diciamo queste finali a Liberati. A Liberati, questa finale a Liberati. Oppure se questo non succede, che la prima vince direttamente con più di 6 punti, si farà sempre una finale con in palio il trofeo Guaraconti a Liberati. Okay. Si faranno sempre dei playoff e la vincente giocherà con questa squadra che ha vinto il campionato per fare il trofeo Guaraconti. In più c'è la Supercoppa Disciplina, che viene disputata dalla prima classificata in disciplina con minor numero di punti, che va direttamente, e se la contenderanno altre 4 squadre con il piazzamento migliore in disciplina. Naturalmente chi è presente in Coppa Disciplina e in quell'altro campionato, in quelle playoff, vale più, cioè quella che è, per esempio una è quarta in Coppa Disciplina e quarta in campionato, fa gli spareggi per il campionato.
questa è una cosa così. Poi chi ha molti punti in Coppa Disciplina, dato che è una Coppa Disciplina e va fatta in base al comportamento, a tutto quello che succede in campo, a livello disciplinare non potrà partecipare, che ha tanti punti. Questa è una cosa logica. Ok, una domanda per chiudere questo argomento. Diciamo, come mai avete optato per queste decisioni? Vi siete riuniti, vi siete confrontati? Ci siamo riuniti più di una volta per movimentare un po' il campionato. È stato deciso questo. Non tutti erano a favore, però è stato deciso. Nella maggioranza, la democrazia dice questo. Una cosa così, decisa insieme a tutte le squadre. Coinvolgo il presidente Todisco. Presidente, un commento su questo nuovo format? Vi aspettate più spettacolo? Che cosa vi aspettate da questo nuovo format? Ma indubbiamente lo scopo è questo. Poi, ecco, con le poche parole che è riuscito Graziano a spiegare questo nuovo format, e praticamente c'è poi un regolamento in sede. Che se qualcuno ancora non ha capito, ma anche io ho partecipato qualche volta alle riunioni delle squadre, dove c'era un po' le cose nuove non è che si accettano sempre facilmente, però sicuramente questo format per me avrà successo e penso che ne saranno felici anche i partecipanti al torneo. Coinvolgere più squadre. Sì, io una cosa, ecco, vorrei dire che Graziano ci mette tutto l'impegno possibile ed immaginabile per organizzare questi due nostri tornei a 11 e a 7. E vorrei che anche le squadre praticamente collaborassero con lui, rendendogli il compito più facile e più snello, perché quando si è tutti d'accordo e si va bene, le cose sono efficienti e scorrono via veloci. Bene, con questo auspicio del Presidente io aggiungo che sicuramente è stato fatto un ottimo lavoro per quanto mi riguarda, perché insieme a Sporterni abbiamo l'onore di vedere dal vivo le partite del calcio 11 e del calcio a 7. Devo dire che la qualità, insomma, sta aumentando del calcio WISP, e quindi sinceramente per noi addetti ai lavori che seguiamo, non dico quotidianamente ma settimanalmente, l'evolversi di questo campionato sicuramente è una cosa migliore, e quindi plaudo anch'io, insomma, a questo nuovo regolamento che è stato spiegato in maniera molto esauriente, credo, da Graziano Morini, e mi auguro che possa di continuare in questa maniera, perché aumenti lo spettacolo e soprattutto, insomma, la qualità di questo campionato, che sicuramente sta riscuotendo tanto interesse. Chiudiamo con il calcio a 11, mandando in onda la clip relativa al match che abbiamo seguito tra AET e Soccer di alcune settimane fa, relativamente allo scorso gennaio, 8 gennaio 2008. Prego la regia di assistermi. Vittoria per 3-0 dell'AET ai danni della Soccer nel match valido come recupero della seconda giornata di andata del campionato di eccellenza WISP. Una partita equilibrata e combattuta, decisa da alcune stupende giocate individuali. Due squadre che alla fine dei conti hanno dimostrato entrambe di meritare la posizione di alta classifica che occupano attualmente. Da segnalare che gli ospiti hanno protestato molto in occasione del secondo gol, viziato a detta loro da un fallo. Le lamentele eccessive sono costate care, in particolare al numero 5 Greco, che è stato espulso dall'arbitro. A incidere sul match sicuramente ci ha pensato il trequartista Dodai, autore di una doppietta, e anche le parate del portiere locale Mostarda hanno fatto la differenza. Da segnalare due traverse per la Soccer. Partita vera, con molte occasioni da gol. Una sfida a viso aperto con il bel calcio in primo piano. Già al secondo di gioco, Soccer vicina al vantaggio, su azione di calcio d'angolo, colpo di testa di Gregop e palla sulla traversa. Ma al settimo, l'AET pesca il jolly, capolavoro balistico su calcio piazzato di Dodai, palla che aggira la barriera e si infila alle spalle dell'incolpevole Serpenti per l'1-0. La Soccer reagisce e al quattordicesimo, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, la mezza girata di Sabatini finisce di un soffio fuori. La risposta di Letti arriva al diciottesimo, quando Dodai tira fuori da buona posizione. Poi al ventunesimo, ospiti in avanti, Bazzante va via sulla destra e centra per Cosma, che cincischia al momento del tiro e così l'azione sfuma.
Due minuti dopo Bazzante prova a sorprendere Mostarda con un tiro a girare, palla fuori di un niente. In contropiede Letti fa male. Gabriele spreca al 26esimo una buona occasione tirando fuori. Al 27esimo lavoro per Serpenti della Soccer, che interviene in uscita e poi para in tuffo il tiro di Marrocolo. Proprio nel finale la Soccer sfiora il pari. Mostarda esce male su un cross, interviene Scatteglia che tira alto. La ripresa inizia come il primo tempo, ovvero con un altro legno per gli ospiti al quinto. Scatteglia alza una palombella beffarda che inganna Mostarda, ma finisce sulla traversa. Due minuti dopo ecco l'episodio che ha scatenato le proteste ospiti. Gabrielli, forse prima commettendo fallo, va via sulla sinistra e c'entra per Crudele, che mette dentro il 2-0. Rivediamo a rallenti l'azione, giudicate voi. Partita ferma per circa 4 minuti per le lamentele della Soccer, che rimane in 10 per l'espulsione diretta di Greco. Tuttavia all'11esimo gli ospiti hanno la palla giusta per il 2-1, ma Mostarda dice no a Kozma. La ET in campo aperto è letale. Al 25esimo Dodai innesca Gabrielli, il cui pallonetto finisce fuori. Lo stesso Dodai, un minuto dopo, si inventa il gol del 3-0 con una grandissima giocata, che vale anche la sua doppietta personale. E infine altre due azioni. Al 29esimo Serpenti salva su Gabrielli lanciato a rete, e poi al 30esimo Mostarda devia il tiro di Kozma. Spazio ora alle interviste ai protagonisti. Per mister, un commento su questa partita: avete perso 3-0, comunque è stata una partita equilibrata che voi avete giocato secondo me molto bene, entrambe le squadre, alcune prodezze insomma hanno deciso questa partita, e poi c'è l'episodio del secondo gol che voi avete protestato molto per un presunto fallo dell'attaccante che ha messo la palla al centro per il gol del 2-0. Tanto eravate lì tutti quanti, quindi l'avete visto tutti, era fallo clamoroso, la ET ha fatto gol. Va bene così, o poi dopo chiaramente nel calcio la protesta ci sta e siamo rimasti in 10 e la partita finisce lì. Finisce fino a quel momento, penso che avevamo giocato alla pari o forse magari qualcosa anche meglio. Abbiamo preso due traverse, abbiamo preso forse il primo tempo l'unico tiro in porta, abbiamo preso gol, però merito all'ET che ha creato, ha fatto gol e noi non l'abbiamo fatto, quindi squadra buonissima, nettamente esperta la loro, quindi va bene così. Comunque voi avete fatto una grossissima prestazione. Grande prestazione, però andiamo a casa con 3-0. Faremo tesoro di questa situazione. Peccato, perché poi alla fine il campionato si è alzato tantissimo di livello e poi magari arrivano dei personaggi che probabilmente se la portano a casa da 5, 6, 7, 8 partite fa e non aspettano altro. Se no la partita fino a quel momento mi sa che non ci eravamo dati un calcio. Non c'era stato un fallo, non c'era stato niente, penso, fino a quel momento. La protesta, voi eravate lì, se avete ripreso la partita la potete rivedere tranquillamente, però va bene così, va bene così. Due squadre che si sono affrontate a viso aperto, occasione da entrambe le parti, è scaturito questo 3-0, il primo gol è stata una protesta di balistica di Dodai, poi il secondo gol loro hanno protestato molto per un presunto fallo, lo andremo a rivedere con le immagini, e poi voi avete dilagato insomma con un uomo in più. Guarda, sì, è stata una buona partita, abbiamo sbloccato il risultato su un calcio piazzato, poi il secondo tempo, diciamo, la partita era equilibrata, loro hanno cercato un pochino di sbilanciarsi per cercare di recuperare, è venuto questo gol onestamente molto discusso, che io dalla panchina non ti posso dire niente perché ho visto veramente poco. È venuto fuori questo gol e poi da lì onestamente è stata una partita che si è giocata in maniera un po' molto rocambolesca, nel senso che c'era abbastanza tensione in campo, poi vabbè, è venuto fuori il terzo gol, logicamente 10 contro 11 ci ha facilitato la cosa, c'è stata anche questa espulsione. Penso alla fine, con le occasioni anche che abbiamo avuto nel primo tempo, credo sia anche un risultato meritato. Loro sicuramente stanno avanti a noi, quindi occupano una posizione di classifica importante, era importante per noi vincere, per accorciare, ci siamo riusciti, vedremo poi fino alla fine questa lotta come andrà a finire. Ci sono anche altre squadre, la Gramici, Amici di Enzo, è importante stare lì per lottarselo fino alla fine. Comunque la vostra prestazione è stata molto positiva sia nel primo che nel secondo tempo, avete creato, però insomma l'avversario, qualche occasione l'ha creata pure l'avversario. Ma sicuramente, ma è una squadra di tutto rispetto, ci mancherebbe, è una buonissima squadra. Sono contento della prestazione proprio perché l'abbiamo fatta con una squadra quotata e quindi significa che anche il valore nostro c'è, tutto qua. Bene, eccoci tornati in studio. Allora, Graziano Morini, tu eri presente a questa partita, un commento su quello che abbiamo visto?
Ho assistito a una bella partita, come dice qualcuno, rovinata da un episodio che l'arbitro per me non era in grado da vedere, però ognuno, io la vedo così, non è che non faccio per nessuno e per nessuno farò. Però l'arbitro in quel momento, da dove stavo io, il fallo non so se l'avrebbe visto, non lo so se l'ha visto e non saprei dirti altro. Bene, dopo questa evidenziazione da parte di Graziano Morini, passiamo ora ai risultati del calcio a 7. Prego la regia di assistermi. Capitone Avigliano Galaxy 1-4, Real Eagles Ponte San Lorenzo 3-9, CSV 17 Postaccio 2-4, Pizzeria Camelot Osteria della Cuccagna 7-1, Bar Manhattan PM Parati Fornoli 4-4, ASD Campomaggio Psycho Team 4-5, Il Mulino Elettrodomestici Salvati Piero 3-6 e Fema con l'Estate Cascata 6-7. Per una classifica che vede al primo posto il Postaccio con 37 punti, Psycho Team 29, Elettrodomestici Salvati Piero 28, SD Campomaggio e Avigliano Galaxy 27, Bar Manhattan 26, Ponte San Lorenzo 24, PM Parati Fornole 21, Real Eagles 20, S Capitano 18, Il Mulino e con l'Estate Cascata 15, Fema e Pizzeria Camelot 8, Costeria della Cuccagna 7 e CSV 17 2. Prego la regia di lasciare così la classifica. Innanzitutto commentiamo i risultati di questa penultima giornata con Graziano Morini. Mi pare di vedere che il Postaccio continua il suo momento magico, però insomma dietro c'è bagarre. Sì, sono tutte lì. Il campionato quest'anno, per tanti motivi, abbiamo dovuto fare una prima fase per poter stabilire le squadre un pochetto più attrezzate e quelle un po' meno. E quindi dopo questa settimana, alla fine di questa settimana, si divide le squadre si dividono in due gironi, uno chiamato Serie A e uno Serie B. La Serie A partecipano le prime 8. E alla fine del campionato, di queste prime 8, la prima vincerà il campionato, in più andrà a Misano Adriatico, perché quest'anno le finali di calcio a 7 regionali sono state portate a Misano Adriatico, e in più ci andrà un'altra squadra che avverrà tramite degli spareggi. Quindi il vero campionato sta per iniziare la prossima settimana. Questa è la penultima giornata, quindi sì, ci sono quelli di questa settimana. Sì. Quindi ci sono delle squadre ancora in bilico, quindi possiamo ci sono tre squadre, quattro in bilico, tre. Comunque possiamo dire che Postaccio, Psycho Team, Salvati, Avigliano Galaxy e Campomaggio parteciperanno alla Serie A. Questo è poco, ma vedendo insomma i risultati. Sì, anche l'Avigliano Galaxy, sì, Bar Manhattan pure, perché sì, Bar Manhattan pure. Queste sicure, poi ce ne stanno in ballo altre due, verranno fuori questa settimana. Ok, ti faccio la stessa domanda prima relativa al calcio a 11. Come mai questa idea di suddividere, diciamo, il campionato in due tranche, tra virgolette? Perché quest'anno, avendo delle squadre nuove, ci sono delle squadre veramente che fanno il campionato amatoriale. Quindi, per vedere un po' il livello, perché se tu fai un campionato di andata e ritorno a 16 squadre, rischi che a metà campionato o quasi alla fine di perdere le squadre, ossia quelle che magari che sono nelle ultime posizioni, non giocandosi più niente, capito? Non siamo un campionato professionistico, quindi tutti quanti devono avere un qualcosa per poter andare avanti in campionato. Dice, vado avanti perché lotto per arrivare primo, secondo in Serie B, come fatto adesso, oppure arrivare primo in Coppa Disciplina. Quindi ecco queste cose qui. Fare un campionato a 16 squadre, calcio a 7, per noi non serve quasi niente. Sì. Il valore la vince la prima, e poi ecco, noi al regionale mandiamo due squadre, puoi fare uno spareggio per stabilire la seconda. Poi, capito? Per dare più gusto, per dare un senso, perché la gente, i ragazzi devono andare a giocare, divertirsi, fare gruppo, poi se viene il risultato, quella
è una cosa in più. Io la penso così, l'ho detto tante volte, qualcheduno recepisce, e non sono nessuno per poter, però io lo intendo così. Presidente, sei d'accordo con quello che dice Graziano? Diciamo d'accordissimo, Whisper. Le strategie di Graziano sono in linea con quello che pensa l'UISP, praticamente far divertire tutti, lo spirito è quello, divertirsi, un sano divertimento sia per fare salute sia per impegnare il tempo libero. Queste sono le cose importanti che tutti devono capire, praticamente, io l'ho detto prima, Graziano ci mette tutto, ci mette l'anima su questa cosa, quindi tutti quanti devono collaborare, devono collaborare. Ah, io ritorno un attimo sulla partita, quella 11 della ET Sochi. Qualcuno diceva fallo quando l'arbitro fischia. L'arbitro purtroppo lì non ha visto, o non è stato un fallo plateale, diciamo, no? Sinceramente, insomma, no? Diciamocelo. E la partita è stata bellissima, quello è importante, che ci sia stato sano divertimento. Dopo quello che è stato espulso deve anche farsene una ragione, perché il comportamento deve essere diverso. Presidente, Graziano Morini, tornando al calcio a 7, tu sei responsabile del calcio, ti devo chiedere per forza un giudizio sul livello di questo campionato, insomma, ho visto che segui le partite anche tu come me, ogni tanto capito al campo Bianchini a vedere queste partite, secondo me un livello è molto buono. Il livello è buono, te l'ho detto, ci sono squadre molto attrezzate e altre che lo fanno per pura passione. Quindi il livello si alza, quando il livello si alza c'è un rischio, che tutti vogliono vincere, ma vince uno solo. Invece quando lo fai pure per divertimento, per lo stare insieme, il risultato è una conseguenza. Altre cose non mi sento da dire adesso. Bene, dopo questa disamina molto attenta e molto esaustiva di Graziano Morini, che ci ha fatto un excursus sia sul calcio a 7 che su quella 11 parlando dei regolamenti, siamo in chiusura. Ringrazio il presidente del comitato provinciale WISP di Terni, Giuliano Todisco. Approfondiremo sicuramente nella prossima puntata il tema relativamente alla Maratona di San Valentino, e ringrazio per la sua presenza Graziano Morini, responsabile del calcio del comitato provinciale WISP di Terni. Grazie a voi. Non mi rimane altro che salutare voi, cari telespettatori, ringraziare Alberto Francioli in regia e darvi appuntamento alla prossima puntata di Pianeta WISP. Buona serata.